Le 5 ragioni per cui le persone entrano nella tua vita. Che tu creda nel destino o meno, è innegabile che alcune persone che incontri lasciano un'impronta duratura. Alcune rimangono per tutta la vita, mentre altre sembrano apparire dal nulla e scomparire altrettanto rapidamente. Hai mai fatto caso al motivo per cui alcune persone compaiono nel tuo percorso proprio quando ne hai più bisogno? Se stai guardando questo video, è probabile che tu abbia già dedicato il tempo a riflettere su questa domanda. Mettiti comodo perché esploreremo insieme 5 ragioni per cui le persone entrano nella tua vita. Ogni individuo che attraversa il tuo cammino gioca un ruolo unico nel contribuire a definire la tua identità e il tuo percorso evolutivo. La prima lezione è l'insegnamento. Queste persone entrano nella nostra vita per insegnarci qualcosa, per mostrarci una lezione che dobbiamo imparare. Le lezioni che apprendiamo da queste connessioni spesso si presentano sotto forma di dolorose esperienze che ci lasciano con il cuore spezzato e una sensazione di sconfitta. Tuttavia, è proprio attraverso questi momenti di difficoltà che siamo spinti a guardare più a fondo dentro noi, nei modi che non avremmo mai immaginato. Questi incontri spesso non casuali, le delusioni e le difficoltà diventano quindi i maestri più impegnativi, ma anche i più efficaci, poiché ci costringono a confrontarci con la realtà. Le ferite e le cicatrici che portiamo con noi ci insegnano le lezioni più indelebili. È come se l'essenza di chi siamo emerge più chiaramente dalle nostre difficoltà. La vita continua a riproporci le stesse sfide finché non abbiamo interiorizzato le lezioni necessarie. Questo ciclo persistente potrebbe spiegare perché alcuni individui o situazioni sembrano ripetersi nella nostra vita. Non è solo una casualità, ma piuttosto un richiamo continuo affinché impariamo a crescere e diventiamo individui più consapevoli e resilienti. Un invito a guardare dentro te stesso e ad emergere da ogni sfida come una versione migliore di chi sei. La seconda è l'aiuto. Queste persone sono qui per aiutarti a vedere te stesso da un nuovo punto di vista. Ci rivelano angoli della nostra personalità che potremmo non aver esplorato appieno. Questo incontro ci offre una prospettiva nuova e illuminante su chi siamo veramente. A volte nella quotidianità non siamo in grado di vederci con chiarezza. Ecco perché la presenza di qualcuno che riflette i nostri lati positivi può essere come un raggio di luce, alimentando la nostra fiducia e motivazione. Questa esperienza è un invito a coltivare la nostra autostima e a perseverare i nostri obiettivi e le nostre aspirazioni. L'incontro con queste persone cambia irrevocabilmente il nostro percorso. Dopo aver attraversato questo speciale incontro, siamo invitati a crescere, ad adattarci e evolverci in risposta alle sfide e alle riflessioni che questi individui portano con sé. La terza è per sfatare le tue illusioni. Tutti noi abbiamo il nostro insieme di credenze, valori e presupposti sul mondo. Alcune persone entrano nella tua vita per aiutarti a vedere qualcosa per quello che è invece di ciò che vorresti che fosse. Può essere frustrante all'inizio avere le proprie convinzioni e opinioni messe in discussione, ma alla fine ne sarai grato. Inizierai a vedere il mondo in una luce completamente nuova. Ogni persona che entra nella tua vita ha uno scopo. Sono lì per insegnarti qualcosa, per aiutarti a crescere o per guidarti nel tuo percorso. Che si tratti di un'esperienza positiva o negativa, ogni incontro è un'opportunità per imparare e diventare una versione migliore di te stesso. La quarta lezione è l'equilibrio. Queste persone entrano nella vita per esserti accanto durante una complessa fase di transizione o cambiamento. Hai mai sperimentato l'arrivo di qualcuno nella tua vita, proprio quando ti sentivi più vulnerabile e bisognoso? Immagina di trovarti in un periodo difficoltoso, magari a seguito di una separazione dolorosa o della perdita del lavoro, e all'improvviso questa persona appare dal nulla. A volte queste persone sembrano entrare nelle nostre vite nel momento esatto in cui dobbiamo affrontare le correnti turbolente di una fase di transizione impegnativa. Possono essere uno sconosciuto o qualcuno che riemerge dal tuo passato dopo molti anni di assenza. In entrambi i casi, questa persona si presenta come una fonte di sostegno, incoraggiamento e ascolto attento.
La loro presenza sembra quasi una risposta a una preghiera silenziosa. Hai la sensazione che non avrebbero mai attraversato il tuo cammino, a meno che non fosse scritto nel destino che dovessero essere lì proprio in quel preciso momento. La quinta e ultima lezione è per spingerti verso il tuo scopo di vita. Alcune persone hanno il potere di modificare la traiettoria della tua vita, sono fondamentali per aiutarti a scoprire il tuo autentico scopo. Ogni persona che entra nella nostra vita ha un motivo, un obiettivo. Ricordatevi di questo quando incontrate qualcuno di nuovo. Inizialmente potresti non riconoscere nemmeno il loro impatto, ma la loro semplice presenza nella tua vita gradualmente ti spinge verso la tua vocazione. Può essere perché sono appassionati di qualcosa o hanno determina valori che ti influenzano positivamente. In ogni caso, ogni volta che parli con loro, hai la sensazione di avvicinarti a ciò che sei destinato a essere. Ad esempio, potresti condividere un hobby, ma loro ti daranno la spinta per trasformarlo in una carriera, o potrebbero presentarti un'idea completamente nuova che non avevi mai considerato prima. È come se tenessero uno specchio davanti alla tua anima, mostrandoti tutte le cose che hai trascurato o ignorato, e prima che tu te ne renda conto. Sei su un percorso che sembra giusto per te, come se fosse sempre stato destinato. Non si tratta solo di destino o coincidenza, si tratta di insegnamento, di aiuto, di luogo, di equilibrio e di spronarti verso il tuo scopo. Quindi, la prossima volta che incontrerete qualcuno, ricordatevi di queste 5 lezioni e soprattutto che ognuno di noi ha il potenziale per cambiare la vita di qualcun altro. Grazie per aver guardato questo video.